Signori, ecco delle persone coraggiose with real white chocolate. Impavidi. Non temono i mille commenti del loser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dove dicono ma il cioccolato bianco non è mica cioccolata, real cosa. Beati loro, da grande anch'io voglio essere filipinos. Degustazione tre gusti. Vero cioccolato bianco e basta, cioccolato al latte e vero cioccolato bianco però col caramello salato naturalmente. Non so se li ho mai mangiati. Partiamo da questi al latte. Minuscoli, signori. Per il caldo si sono un po' appiccicati, naturalmente. Certo, anch'io comprare dei biscotti ricoperti di cioccolato a settembre che sembra Ferragosto, vabbè. Mangerò le metà sane. È buono. Un semplicissimo biscotto super croccante ricoperto da semplicissima cioccolata al latte. Bisogna sempre vedere se rilascerà il gusto di stallatico. Ma come primo sapore, buono. Andiamo con il real white chocolate, con dentro però il biscotto a cacao, da quanto capisco. Molto molto unto, molto molto finto. C'è una punta di sale non prevista, meglio il classico. Ha un gusto troppo 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 finto, pressoché inodori. Sento solo l'odore del cioccolato sciolto, che non è cioccolato. User 92156790, scusa. Questi sono quelli col caramello salato. Ci sono delle cose scrocchiose dentro, che penso che sia il caramello. Per assurdo è più salato quello bianco senza niente, ma questo non ha un buon sapore. È un caramello defunto mischiato a del cioccolato bianco che sarà anche real, ma anche lui è un po' cadaverico. La semplicità non si batte. Rimettere tutto dentro sarà impossibile, perché la regola dell'entropia. Non puoi rimettere il dentifricio dentro una volta che l'hai spremuto. Però ci provo lo stesso.